Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questo video sarà un po' diverso dagli altri, un video serio e come sapete ogni tanto mi piace dedicare dei video, degli argomenti più importanti che mi stanno particolarmente a cuore e che so che aiutano tanto anche voi che mi seguite. In particolare in questo video vi racconterò di tutte le molestie che ho subito nella mia vita. Non mi sono mai aperta riguardo a questo, non ne ho mai parlato, non è una cosa di cui si parla. Purtroppo è stata fatta una ricerca nel Regno Unito, il 97% delle donne ha subito molestie almeno una volta nella vita, e il 97% è veramente grave, non è normale, non dovrebbe essere neanche il 7%, però il 97% fa proprio capire che questo è un problema grosso, che non si può più far finta che non esista. Specialmente dopo quello che è successo a Sarah Evergard a Londra, ad inizio marzo, una ragazza che stava tornando a casa, aveva preso tutte le precauzioni per sentirsi sicura, era al telefono con un'amica, con la mamma, insomma, ed è stata rapita e l'hanno trovata morta, pochi giorni dopo. E di queste storie quante ne sentiamo? Tantissime. E perché mi è stata particolarmente a cuore questa storia è perché sarei potuta essere io, sareste potute essere voi. Può capitare a chiunque ed è proprio per questo che noi abbiamo sempre questa paura di fondo, che non vogliamo camminare da sole, specialmente non vogliamo trovarci fuori da sole quando è buio, ci copriamo il più possibile, ci viene insegnato fin da piccole di non indossare gonne troppo corte o vestiti troppo scollati o di non essere troppo appariscenti perché non si sa mai che, che possiamo attirare le attenzioni non volute di qualche uomo con cattive intenzioni. Il fatto è che non dobbiamo essere noi a cambiare il modo di vestirci, bisognerebbe lavorare sul problema di fondo. La mia prima esperienza, almeno la prima che io mi ricordi, era a 12 anni, o avevo 12 anni o ne avevo appena compiuti 13, ero alle medie per farvi capire. Mi ricordo, che avevo appena comprato le mie prime magliette, attillate, non erano super attillate, ma erano un po' più aderenti delle solite t-shirt normali che ti metti o delle felpe che ti metti, insomma, alle medie. Ero contentissima, era primavera, quindi quella mattina faceva caldo. Mi ricordo che avevo un paio di jeans, scarpe da ginnastica, andavo a scuola e ho messo questa maglietta a manica corta che era appunto un po' più attillata. Provate ad immaginare quanto seno, già adesso non è che io abbia una quinta, provate a immaginare quanto seno potevo avere in seconda, terza media, ok? Alla fermata dell'autobus, un signore che avrà avuto tra la sessantina e la settantina si avvicinava sempre di più a me, sempre di più a me, sempre di più a me. La fermata non c'era nessuno, ok? Solo io e questo tizio, purtroppo. Fino a quando è arrivato talmente vicino al mio seno e si è messo così a fissare il mio seno, ok? Io, essendo stata la prima volta, non sapevo come reagire e non ho detto nulla, perché in quel momento, almeno per quanto mi riguarda, sei talmente paralizzata che non riesci a fare né a dire nulla, perché non ti rendi neanche conto di quello che sta succedendo, specialmente a quell'età. Ad un certo punto, praticamente comincia ad indicare il mio seno. Io avevo una scritta in spagnolo sulla maglietta, ok? Non sapevo lo spagnolo, non sapevo che cosa significasse. E all'inizio della scritta, per quando c'è una domanda in spagnolo, faccio una piccola premessa, quando c'è una domanda, inizialmente si mette il punto di domanda, girato, ok? E in spagnolo non lo mettono solo alla fine, vabbè. E questo signore si è messo lì a dirmi: c'è un errore grammaticale, sai, perché in spagnolo si mette il punto di domanda anche all'inizio, e continuava a stare lì a guardarmi il seno e mi fa: no, ma sto guardando la scritta, sai, perché è sbagliato. E quest'uomo ha continuato a starmi appiccicato e a guardarmi il seno così, e vi ricordo un uomo di 65-70 anni con una bambina di 12-13, ha continuato a fissarmi il seno fino a quando è arrivato l'autobus. E ho ringraziato il cielo che fosse arrivato l'autobus perché veramente non ce la facevo più e naturalmente mi sono seduta dall'altra parte. Dall'altra parte dove si era seduta questa persona. In realtà, ragazzi, può sembrare una stupidaggine, ma mi sta prendendo un po' di ansia parlare di questo. Forse perché sono cose che ho sempre voluto dimenticare. A 12 anni, appunto, non so se ne avevo appena compiuti 13, e lì a 12-13 anni è stato il primo momento in cui ho capito che se mi mettevo una maglietta un po' più attillata poteva succedere questo. Ecco, prima non lo davo neanche, per possibile. Da quel momento
ho capito, ed è stato appunto alle medie. La mia prima esperienza di molestie, che potete dirmi non è stato grave, per una ragazza di 12 anni avere un vecchietto che le fissa il seno per diversi minuti non è stato semplice, quindi questo è stato proprio il mio primo approccio, diciamo, la prima volta che ho capito che alcuni uomini hanno qualcosa che non va. Io pensavo potresti essere mio nonno, ma ovviamente non ho detto nulla, non ho reagito, perché chi ha subito molestie anche più gravi sa che in quel momento è difficilissimo, difficilissimo reagire. Vi farò giusto degli esempi, perché non sono ovviamente tutte le molestie che ho subito nella mia vita, purtroppo. Non menziono neanche il catcalling, perché è una cosa che capita quasi ogni volta che usciamo di casa. Il catcalling è quando tu cammini per la strada e pensi ai fatti tuoi e uno o più uomini iniziano a molestarti, quindi cominciano a parlarti, fermarti, non ti fanno andare via, tu hai paura di dire no, eccetera eccetera. Questa cosa è successa migliaia di volte. Non ricordo solo l'ultima, che è successa qui ad Amsterdam, che tra l'altro stavo filmando, quando ho incrociato un uomo sulla cinquantina, che quando mi ha incrociato, proprio quando vai abbastanza vicino al viso, anzi anche troppo, si è avvicinato, mi fa così passando, io disgustata, ecco. Queste sono cose che non sono normali, non è normale, queste sono molestie, ok? Noi siamo state abituate a pensare che fosse la normalità, perché purtroppo succede talmente tanto spesso che appunto succede al 97% delle donne, però non è normale, anche queste sono molestie. Questo non vado neanche a menzionarlo, perché mi è successo talmente tante volte che neanche mi ricordo veramente, a parte l'ultimo episodio. Un altro episodio che mi viene in mente è quando avevo 15 anni e per carnevale abbiamo fatto il carro, insomma io facevo parte di una squadra che doveva, eravamo tutte vestite da ragazze pompon e accompagnavamo il carro di carnevale. Hanno dato a tutte la stessa gonna, gli stessi scaldamuscoli eccetera, lo stesso vestito da ragazza pompon. Il fatto è che tutte le mie amiche, ovviamente più basse di me, perché io già a 14 anni avevo 1,77 m, quindi per me la gonna che alle mie amiche arrivava al ginocchio, a me arrivava 10 cm più in alto. Però, ripeto, avevo 14 o 15 anni. Sempre alla stessa fermata dell'autobus, tra l'altro, un altro signore, diciamo, sulla sessantina, settantina, mi guarda e mi dice: belle gambe. E io anche lì, in quei momenti, non è un complimento, ok? In quei momenti tu hai paura, perché non sai che intenzioni ha questa persona e purtroppo non si sa mai nella vita. Il problema è che alla fermata dell'autobus non potevo prendere e andare via, dovevo aspettare l'autobus, e quindi anche quel signore mi ha importunata per tutto il tempo, fino a quando è finalmente arrivato l'autobus. E appunto, sempre stessa cosa, 65enne, con me che ne avevo 14-15, molto nervosa, non ero assolutamente a mio agio e si vedeva, però lui ha continuato a fissarmi le gambe e a fare apprezzamenti. E qui la scusa che io sono alta è sempre stata una scusa che mi sono autodata nella testa: sono alta, pensavo che fossi più grande. No, in viso si vede che sei una bambina, a 14 anni si vede che sei una bambina e non ci sono scusanti. Cosa che pensavo in passato: sono io che sono alta, sono io che sono appariscente, ho la gonna corta eccetera eccetera, sì, ma sono comunque una bambina. Quindi, come potete vedere, ho imparato molto presto, tra i 12 e i 14 anni, a non indossare gonne corte, a non indossare cose attillate, perché matematicamente venivo molestata per la strada e non è mai stata una sensazione piacevole. È sempre stata una sensazione di forte paura e di sto in allarme, cosa può succedere, oh mio Dio. E poi anche sapere che ci sono così tanti uomini capaci di molestare delle bambine. Quando ero piccola non ci pensavo tanto, ma adesso che sono adulta, pensare che lo fanno con le bambine dell'età che avevo io mi fa arrabbiare in una maniera che non so neanche spiegarlo. Cioè, io vorrei poter proteggere tutte le bambine, perché mi rivedo tantissimo in loro, ed è per questo che è molto importante l'empatia nella vita. Se dovesse succedere davanti a me una cosa del genere, qualcuno dovesse importunare una bambina, mamma mia, cioè io scateno il finimondo. Comunque, parentesi che non c'entra nulla, la mia rabbia viene fuori. Comunque, sì, questo è stato un altro episodio, quindi io ho capito molto presto che non potevo vestirmi come volevo, che dovevo coprirmi e guardare per terra, praticamente, perché altrimenti
venivo importunata, e non sono solo io, sono tutte le donne così, ok? Tutte siamo nella stessa barca, non c'entra nulla il nostro aspetto fisico, siamo tutte nella stessa identica barca. Un'altra cosa che mi è successa quando di anni ne avevo 16 o 17, però ero sicuramente ancora minorenne, ero sull'autobus e quella volta purtroppo ho risposto, cosa che non ho mai più fatto nella mia vita perché mi sono spaventata tantissimo. Ero sull'autobus, avevo una quindicina di minuti, sì, forse un po' di più, 15-20 minuti di tragitto da fare. Io avevo appunto 16-17 anni, quest'uomo ne avrà avuti 30-35. Sull'autobus questa persona, e c'erano anche altre persone sull'autobus, non ero da sola, quindi mi sentivo abbastanza protetta, quest'uomo ha continuato a fissarmi insistentemente dall'altra parte dell'autobus praticamente, cioè non dall'altra parte ma stava un bel po' di file più in là, seduto purtroppo verso di me, ok? Lui mi ha fissato per 15-20 minuti di tragitto, ragazzi, senza distogliere mai lo sguardo, cioè fisso nei miei occhi per 15-20 minuti. Poco prima che arrivasse la mia fermata, sbagliando, perché non si dovrebbe fare perché la situazione diventa ancora più pericolosa, sbagliando però gli ho detto: che cavolo vuoi? Proprio a voce alta, forse il fatto che ci fossero altre persone nell'autobus mi aveva dato come una sensazione di protezione, mi sentivo più protetta e quindi mi sono sentita coraggiosa abbastanza da dirgli: ma che cavolo vuoi? Questa persona si è alzata, e nel frattempo è arrivata la mia fermata, quindi io mi sono alzata, sono andata vicino alla porta. Questa persona si è alzata, è venuta dritta verso di me, mi si è appiccicata, perché ovviamente quando devi uscire stai davanti alla porta, mi si è appiccicata, mi guarda e mi dice: e se inizio a seguirti, hai paura, eh? Ridendo. E io non ho mai avuto così tanta paura nella mia vita. Poche volte ho avuto così tanta paura, ero terrorizzata ed era pieno giorno. E volete saperla la cosa più bella di tutte? È che in quell'autobus nessuno ha fatto o detto nulla. Una bambina, una ragazza minorenne viene attaccata in questo modo, minacciata da una persona di 30-35 anni e nessuno ha fatto niente, nessuno è intervenuto, nessuno ha detto niente. Questo è un grosso problema, per questo io vorrei con questo video chiedere anche l'aiuto degli uomini, ok? Perché bisogna intervenire, bisogna fare qualcosa, non possiamo far finta di niente, ok? È importantissimo. In quel momento me ne sono stata zitta, ho abbassato lo sguardo perché ero terrorizzata. Questa persona ha proceduto col seguirmi per 200-300 metri, io stavo andando ad incontrarmi con il mio ex fidanzato che era Neil. Tutto il tragitto che io ho fatto in pieno giorno questa persona mi ha inseguita fino a quando sono arrivata davanti alla pizza al taglio dove dovevo incontrarmi appunto con Neil. Neil non c'era, la cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo perché era sempre in ritardo e quindi io speravo di trovarlo lì, no? Neil 2 metri, no? Gli avrebbe fatto vedere, invece non c'era. E quindi sono entrata nella pizza al taglio e questa persona, non vi prendo in giro, ve lo giuro, è stata lì davanti, così, davanti alla vetrina a fissarmi. Ma per fortuna io ero in pizzeria, non è entrato, mi sentivo al sicuro lì e se n'è andato solo quando io sono uscita ed è arrivato Neil. Che cosa sarebbe successo se la pizzeria fosse stata chiusa, se fosse stata sera? Non lo so, ma sicuramente niente di bello. E questa cosa non riesco mai a togliermela dalla testa e non riesco mai a non pensare: se fosse stato tutto chiuso, se fosse stato buio, quella persona chissà che cosa mi avrebbe fatto. E purtroppo a me è andata bene, però a tante ragazze purtroppo non va bene. Ed è importantissimo, importantissimo parlarne. E visto che io mi sentivo come se fosse stata colpa mia, per esempio quella volta io mi sono sentita in colpa perché gli ho detto ad alta voce: cosa vuoi? Io mi colpevolizzavo perché dicevo: dovevi stare zitta. In altri frangenti mi colpevolizzavo perché mi ero vestita con la minigonna, un po' scollata, e mi colpevolizzavo per questo.
E quello che voglio dire a chi mi segue è che non è mai colpa della vittima, mai. Neanche se andiamo in giro in costume da bagno, neanche se andiamo in giro scollatissime, non è normale aggredire una donna, una ragazza, anche se non minorenne. Io vi sto facendo esempi perché tutto è iniziato quando ero minorenne, poi parleremo anche di questo, ma non è normale e sono gli uomini in quel caso ad avere un problema, non siamo noi a doverci colpevolizzare indipendentemente dalla nostra altezza, dal nostro fisico, dal nostro aspetto, dai vestiti che stiamo indossando, ok? Anche perché se andiamo a vedere i vestiti delle persone che sono state attaccate, molestate sessualmente, si sta parlando di vestitini dai neonati in su, ok? E questo dovrebbe provare che il modo in cui una donna è vestita non c'entra assolutamente nulla, perché anche i neonati purtroppo vengono molestati sessualmente. E dobbiamo parlare di come sono vestiti i neonati? Insomma, penso che sia abbastanza logico capire che non è la vittima che è vestita come non dovrebbe, che ha il fisico che non dovrebbe avere, che ha un aspetto fisico che non dovrebbe avere. Il problema qui sta nelle persone che ci molestano. Altra cosa che mi è successa, a 21 anni, passeggiavo con una mia amica e un tizio che non aveva l'aria molto raccomandabile, che se ne stava lì appoggiato ad un muro a guardare i passanti, mi si è avvicinato e io nella paura ho continuato a camminare e poi si è messo dietro di me, mi ha dato una pacca fortissima sul sedere che mi ha fatto male per diversi giorni poi, ok? Quindi è stato un misto tra molestia e violenza e non ha un perché, non ha un senso. Pensavo forse perché io sono più alta rispetto alla mia amica, non che avrei voluto che succedesse a lei, ma giustificavo questa cosa con il fatto che io, essendo alta, sono più appariscente, eccetera eccetera. Cosa indossavo quel giorno? Un paio di pantaloni neri scuri e una maglietta rosa, ok? Non mostravo neanche un centimetro di pelle, ma come abbiamo già detto questo non ha importanza. E anche quella è stata un'esperienza molto brutta e non sono quasi riuscita a dormire quella notte per quello che mi era successo, perché riuscivo ancora a sentire il male sul sedere e sapere che una persona avesse fatto questo al mio corpo non è stata una cosa piacevole. Logicamente so che ci sono cose molto molto più gravi, però queste sono le cose che sono successe a me e il fatto che altri abbiano subito cose più gravi non va ad invalidare, non va a cancellare quello che è successo a me e quello che succede a tutte noi ragazze. Ma volete sapere la cosa più bella? È che ci ho pensato proprio l'altro giorno e che adesso a 36 anni io mi sono resa conto che la maggior parte delle molestie nella mia vita le ho subite dai 13 ai 16, 17. Ok? L'arco di tempo che io ho subito più molestie nella mia vita, e qui ragazze voglio sentire se anche per voi è stato così, è stato dai 13 ai 16 anni, cioè quando ero piccola, una bambina, minorenne, ma non devo neanche dirlo, ero una bambina. Questo significa che nella testa di alcuni uomini c'è qualcosa che non va. E il fatto, ve lo ripeto di nuovo, che siamo il 97% di noi donne ha subito queste molestie, significa che non sono tutti, ma sono tanti, troppi. Non trovo giusto che fin da quando siamo piccole ci viene insegnato a non uscire con vestiti troppo scollati, gonne troppo corte, ci viene insegnato a chiudere subito la macchina non appena entriamo, se siamo da sole parlare al telefono con qualcuno, non appena torniamo a casa chiudere subito tutti i lucchetti possibili, immaginabili, non aprire a nessuno, il mandami un messaggio quando arrivi a casa per sapere che stai bene, il fatto di dover controllare quando usciamo tutti i bicchieri che ci vengono dati perché abbiamo paura che qualcuno possa averci versato qualcosina dentro, ci viene insegnato a non accettare passaggi dagli sconosciuti, eccetera eccetera eccetera. Queste sono tutte cose che se cresci da uomo non hai la più pallida idea, perché ne parlavo con un mio amico e loro non hanno la più pallida idea della paura, possono immaginare, ma non hanno la più pallida idea della paura che proviamo noi donne quando siamo da sole per strada ed è buio e sentiamo dei passi dietro noi, che poi magari non è nulla, ok? Però la paura che noi proviamo, perché si sente tanto spesso quello che succede ad altre ragazze esattamente come noi, che non avevano nessuna colpa, che siamo terrorizzate. È una cosa che penso sia molto importante, ovviamente, a parte insegnare ai ragazzi a rispettare le donne, è importante insegnare ai ragazzi anche a denunciare quando hanno degli amici che hanno comportamenti strani, perché non sono tutti gli uomini così, però
quasi tutti gli uomini hanno almeno un amico che è così. Quindi è importante che anche gli uomini, quando riconoscono determinati atteggiamenti o sentono determinate battute da parte dei loro amici che non sono normali, è importante che loro facciano qualcosa e che non si aspetti il momento in cui ormai è troppo tardi. Quindi vorrei invitarvi, anche i ragazzi, perché anche i ragazzi subiscono molestie. Arriva sempre dall'uomo la molestia, ma sono sia le donne che gli uomini ad esserne vittime. Quindi se avete subito molestie, anche catcalling per la strada, scrivetelo nei commenti, facciamoci sentire. Scrivetemi se anche a voi è capitato di subire la maggior parte delle molestie quando eravate minorenni, perché questa cosa io me ne sono resa conto quando ho pensato di fare questo video e quando mi è venuto in mente questo pensiero mi sono resa conto di quanto sia grave la situazione. Quindi parliamone, parliamone, parliamone. Il problema non siamo noi, come ci vestiamo, il nostro aspetto fisico, il problema sono loro e bisogna iniziare ad agire sul problema. Quindi spero davvero che nei commenti si aprirà un dibattito. Sono molto, molto curiosa e contenta di leggere i vostri commenti. Non vedo l'ora in realtà già so che mi arrabbierò tantissimo perché non posso sopportare quando a delle donne o peggio a delle bambine vengono fatte queste cose, quindi è una cosa che risveglia in me tantissima rabbia, vi sarete resi conto. Quindi sono molto curiosa di leggere i vostri commenti. Cercate di non pensare: ah, ma questo non era niente, ah, ma non era una molestia. Anche quelle che vi ho menzionato io sono tutte molestie. Scrivetemelo, parliamone quanto più possibile e educhiamo gli uomini che sono uomini per bene, educhiamoli ad aiutarci, a stare dalla nostra parte e a denunciare amici, conoscenti, parenti che hanno comportamenti che non dovrebbero avere. Questo è il messaggio che volevo dare in questo video. Non mi sono segnata particolari cose, quindi spero di non essermi dimenticata nulla, però era importante per me parlarne. Ne stanno parlando tanto negli Stati Uniti, ne stanno parlando tanto, nel Regno Unito e facciamolo anche noi, parliamone, perché in Italia è molto, molto grave la situazione. Quindi questo è comunque quello che ho potuto constatare io. La mia infanzia l'ho vissuta in Italia e questo posso dire. Quindi questo è quanto per il video di oggi, mia family. Spero che vi sia piaciuto, anche se diverso dal solito, ma mi sento quasi in dovere, sapendo di avere un pubblico così ampio, dovere di affrontare determinati argomenti perché è veramente importante. Quindi questo è quanto, noi ci vediamo domani sempre alle 17:30. Spero abbiate passato una bella Pasqua, una bella Pasquetta. Vi mando bacio grande e come sempre vi abbraccio forte, 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 forte. A domani, ciao!